Il 16 aprile di quest'anno viene pubblicato sul portale della Regione sulla mobilità, che appunto nasce Unica Emilia-Romagna, e ne abbiamo parlato anche nell'ultima commissione. Una car multiservizi per viaggiare leggeri, che può contenere abbonamenti Trenitalia Mi Muovo e altri titoli di viaggio e servizi. Quindi effettivamente un servizio innovativo, definita una smart card con tecnologia contactless, personale multiservizi per abbonati Trenitalia e per abbonati Mi Muovo, che a questo punto possono, stando al portale della Regione, viaggiare con un unico titolo di viaggio, che li comprende tutti. Quindi comodità di utilizzo, maggiore sicurezza, eccetera, eccetera. Nei giorni immediatamente successivi l'entrata in vigore del nuovo sistema, però, si sono presentati agli sportelli di emissioni di Tipper una serie di clienti che lamentavano ripetuti disguidi e imprevisti legati all'utilizzo della nuova card. Tra le varie segnalazioni che ci sono arrivate, per esempio risulta avvenuto ad Imola una passeggera con regolare abbonamento integrato, in quel caso Bologna-Imola, sarebbe stata fatta addirittura scendere dal treno, dato che il capotreno non aveva riconosciuto come valido il titolo in suo possesso. Infatti le card emesse da Tipper sarebbero state prive del logo di Trenitalia, in quanto tutte le informazioni, compresa la tratta, la durata, il costo e via dicendo, sarebbero contenute nel microchip della carta, leggibile dai palmari del personale addetto al controllo bordo treno. Nei giorni seguenti, presso la biglietteria Tipper della stazione di Bologna di Piazza Medaglie d'Oro, un passeggero protestava perché, benché titolare di regolare abbonamento integrato, questo passeggero, diciamo, sarebbe stato costretto dal capotreno al pagamento di un ulteriore biglietto con sovrapprezzo perché ritenuto non in regola per quella tratta. In altri due casi, a passeggeri con regolare abbonamento sempre su card Tipper, sarebbe stato addirittura intimato dagli addetti al controllo a bordo treno di regolarizzare la loro card, la loro posizione, visto che a detta del personale di Trenitalia la card non andava bene e che quegli abbonamenti quindi non sarebbero stati utilizzabili sui treni Trenitalia. Poi altre segnalazioni simili che sono state raccolte sempre a Bologna, biglietteria Tipper di via Marconi, inviate anch'esse con tutti i relativi dettagli ai responsabili di Tipper. Ecco, allora appare spiegabile in modo molto difficile il motivo per cui gli addetti al front office di Tipper, che dovrebbero essere molto informati, aggiornati all'ultimo servizio offerto alla clientela, agli utenti, siano costretti ad apprendere notizie riguardanti l'attività lavorativa da quotidiani o da siti web o organi di informazione in generale. E problematiche analoghe, se non peggiori, potrebbero scaturire, e questo è il motivo per cui abbiamo presentato l'interpellanza, oltre a sollevare il tema nel corso di una commissione trasporti recente, se permanesse un atteggiamento simile di non sufficiente formazione. Quindi di fatto si dà il servizio nuovo, però non si mette a sistema la formazione e l'informazione di coloro che poi devono operare per poterlo validare, riconoscere, anche suggerire, consigliare agli utenti. E di fatto si crea una situazione un po' molto sperimentale, però sperimentale in senso sfavorevole rispetto agli utenti, quindi molto negativamente sperimentale, cioè cominciamo ma non tutti ancora sanno tutto, però impareranno in corso d'opera. Questa è l'impressione che è stata fatta, però appunto sulla pelle di coloro che poi magari sono stati sanzionati o fatti scendere dal treno, o comunque gli è stato detto con loro grande sorpresa che non erano in regola. Se poi appunto la notizia già annunciata a dicembre scorso, per cui da settembre prossimo tutti gli abbonati, sia mensili che annuali, al servizio ferroviario regionale non dovranno più pagare un doppio abbonamento, ma potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus di 13 città, quindi 9 capoluoghi più Imola, Carpi e Faenza, e se queste sono appunto il punto d'arrivo o di partenza del proprio abbonamento ferroviario, notizia anche questa di cui i cittadini pendolari dovrebbero essere adeguatamente informati. Vorremmo evitare che anche lì, dalla carenza di formazione degli operatori, di informazione di operatori e passeggeri, ci siano ulteriori complicazioni, visto che settembre normalmente è un mese in cui si fanno e si rinnovano gli abbonamenti. Quindi una domanda specifica l'abbiamo già fatta in commissione, abbiamo avuto risposta, e chiediamo all'assessore Donini se insomma quale sia la sua opinione, cosa conosca di questi, diciamo, disguidi di servizi che sono stati segnalati rispetto all'avvio di questo nuovo servizio pur pregevole, rispetto appunto alla carenza di informazione e anche alla carenza di formazione del personale addetto alle biglietterie Tipper, Trenitalia, eccetera, e come si possa, se sono già state messe in campo, se l'assessore ha già notizie di adeguate azioni di informazione e formazione rispetto al rinnovo degli abbonamenti di settembre e anche a questa notizia per cui si potrà viaggiare sugli autobus gratuitamente sugli autobus delle 13 città
diciamo così, e se possa da qui nascere anche un atteggiamento, un approccio diverso e più costruttivo rispetto alla, al fatto che parliamo sempre di beni primari di qualsiasi azienda, lo è il personale di qualsiasi azienda, rispetto alla, al fatto che si continuano a mantenere esternalizzati servizi cruciali come quello delle biglietterie, che probabilmente contribuiscono a ingenerare una serie di carenze di informative, che se invece non si esternalizzassero tutte le nostre biglietterie, si avrebbero più facilmente sotto mano e tutto sarebbe più a regime, più armonico. Grazie. E in merito a quanto evidenziato dalla consigliera Gibertoni, si informa che l'iniziativa di integrazione tarifaria Mi Muovo, decorsa dal 2 maggio 2018 e che consente di caricare sulle card elettroniche Mi Muovo e Unica gli abbonamenti integrati in una logica di dematerializzazione dei titoli cartacei nel periodo di avvio, ha effettivamente registrato, come diceva lei, qualche criticità derivanti anche dalla messa a punto della tecnologia di supporto, che allo stato attuale risultano però risolte. Ma la sua interrogazione era di qualche periodo fa. Tipper ha formato il proprio personale addetto alle verifiche per evitare proprio spiacevoli episodi di non regolarità nel possesso della card, con la conseguente possibilità di elevare le sanzioni previste dalla legge regionale 30 del 98 e con gradualità anche per il personale addetto alle biglietterie. Anche Trenitalia ha confermato il proprio impegno a superare con la massima celerità e efficacia la cosiddetta fase di rodaggio dell'interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica. Le card emesse da Trenitalia dovranno essere lette senza alcuna ambiguità dai dispositivi di Tipper e ovviamente viceversa. Auspichiamo che in questi mesi di lavoro l'analisi e le verifiche che la struttura regionale sta attuando con le società di gestione dei servizi di TPL urbani e ferroviari, tenuto conto anche delle richieste di informazione da parte dell'utenza che si stanno registrando a seguito dell'annuncio fatto lo scorso luglio, possono essere esaustive per un avvio efficiente dell'iniziativa dell'integrazione tarifaria che, confermo, dal 1 settembre 2018 sarà supportata anche da una campagna di comunicazione istituzionale da parte della Regione, perché potenzialmente ci riferiamo a quasi 60.000 persone, pendolari in particolare. In collaborazione ovviamente con le società che gestiscono i servizi urbani delle 13 città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti con Trenitalia. Nella predisposizione di quest'ultimo intervento di integrazione tarifaria, che rende gratuito il trasporto appunto nelle 13 aree urbane per gli abbonati del treno, la Regione Emilia-Romagna ha cercato di allargare al massimo la platea dei beneficiari con l'abbonamento ferroviario. La piena collaborazione delle imprese di trasporto sarà una delle condizioni per definire in maniera soddisfacente per gli utenti anche diciamo degli ultimi particolari di questa operazione. Prego. Ora apprezzo la linea, che mi sembra una linea di diciamo che va a colmare quelle carenze che effettivamente va riconosciuto ci sono state. Non so se mi è sfuggito, forse mi pare non mi abbia risposto sulla questione delle biglietterie esternalizzate. Sarà quindi l'oggetto di una prossima interpellanza che faremo a breve, perché su questo, secondo me, assessore, bisogna che ci sia una riflessione un po' più attenta. Tutte le biglietterie che, soprattutto in piccoli comuni, sono state via via esternalizzate, subito con grande sottovalutazione di quello che ha comportato come presidio attento rispetto alle esigenze di cittadini che non hanno tutta questa facilità a utilizzare macchinette automatiche o a cercare la tabaccheria più vicina per poter comprare il titolo di viaggio, secondo me stanno mostrando che quella decisione, che quel progetto di smantellamento di fatto di biglietterie, di gestione diretta di biglietterie, non è un progetto giusto, anzi andrebbe rivisto velocemente, e quindi su questo anticipiamo che torneremo, come l'abbiamo già fatto in passato con diversi atti, torneremo magari con esempi specifici a chiedere alla Giunta se abbia senso effettivamente e quali risparmi davvero possa generare, quando poi il caos o i disservizi dall'altra parte sono superiori ai risparmi che eventualmente genera, perdere di vista qualcosa che di fatto è un servizio cruciale e resta quello appunto di una biglietteria che informi, che sia formata, che sia informata, che possa essere effettivamente un presidio anche di sicurezza all'interno delle nostre stazioni ferroviarie.